Buongiorno, oggi è la vigilia di Natale e voglio fare un vlog perché vado a Cortina con la mia amica e quindi niente, mi sono appena fatta la doccia, tipo mezz'ora sotto l'acqua per svegliarmi perché ho finito all'1:15 di lavorare. Sono arrivata a casa e sono andata a letto alle 2, mi sono svegliata alle 6, insomma, ho fatto 4 ore di dormita neanche. Eccomi qua nello specchio del bagno, scusate se vedete casino. Allora, ho finito e mi sono preparata, adesso vado via perché sono già in ritardo e mi sono vestita così, tacchi, che mi capotterò a Cortina perché comunque è tutto porfido. Mi porto dietro anche le scarpe da ginnastica e le eventuali braghe, cioè pantaloni, leggings perché... Eccomi, è un vestitino fatto così che avevo preso dai cinesi. No, l'avevo preso da Piazza Italia, scusatemi. Questo vestito qua l'ho preso da Piazza Italia un po' di anni fa. E niente, è così, è corto. Volendo è corto così, oppure si può far arrivare fino al ginocchio. Scusatemi. Oppure si può far arrivare fino al ginocchio, quindi è più lungo. E niente, questo è il vestito, il mio outfit per andare a Cortina. E, ci sarà freddo, ma metto il giaccone quello lungo, quindi non soffrirò il freddo. E basta, adesso mi tocca andare che sono in ritardissimo. Ciao ciao! Ok, sono arrivata, siamo arrivate a Cortina. Vi faccio vedere il campanile da qui. Sono incasinata perché le salite con i tacchi sono un po' difficili. E poi in corso c'è tutto il porfido, quindi mi capotterò di sicuro. Niente, vi faccio vedere il campanile. Tanto poi taglio. Ecco il campanile. Quanto è alto? 70 metri, vero? Sì. Dovrebbe essere 70 metri. Poi andiamo in su adesso. Ok. Ce la sto facendo, eh? Siamo arrivate in Corso Italia. Qua c'è la cooperativa. Spero non venga tanto mosso sto video, insomma. E boh, è ancora desertissimo. Sabato c'era un casino tremendo. Adesso non c'è nessuno. Da una mossa ce la puoi fare? Sai che mi impianto nei cosi? Devi fare come i ciechi che hanno il percorso, devi stare attento a dove andare. Hai visto qua? Hanno smantellato tutto? Piena stagione chiuso. Mi fa. Sono gli stemmi con i cognomi delle famiglie più importanti di Cortina, che non vi sto a far vedere perché sennò devo zoomare troppo. Ma non si vede un tubo. Una borsa, i guantini con le manopole, i guantini manopole. Una pellicina. Ok, qua sotto c'è l'Arnica, che è il bar prediletto dagli studenti che fanno blau. E niente, e anche dalle signore quando che vengono a farsi colazione. E c'è questi tre tavolini di fuori e boh. Sono stata in cooperativa, ovviamente, che avete visto che mi stavo dirigendo lì. No, vi ho detto, ecco la cooperativa. Allora, siamo state in cooperativa e ho fatto degli acquisti. Questa è la borsa di carta della Coop. C'è scritto Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità. Ovviamente sì, perché sapete che è diventato patrimonio UNESCO questo territorio.
E qua ho la mia super lampada che fa lucissima. E qua dentro ci sono i regali per due regali per mio papà, due regali per mia mamma, due regali per mia nonna. E basta, io per oggi vi saluto. Qui ho i miei ultimi moduli che ho fatto. E niente, qua ho spento il computer che l'avevo acceso un attimo. Io mi sa che adesso. Aspettate che mi giro. Ok. E niente, io adesso mi sa che me ne andrò a riposarmi un attimo. Mamma, che luce impressionante. Ecco, dicevo che adesso andrò a riposarmi, però questa luce puntata verso il muro mi si riflette tutto negli occhi, negli occhiali, scusate, non negli occhi. E niente, adesso vado a riposarmi, mi butto sul divano, probabilmente. Mi faccio un po' di latte caldo con un po' di panettone con la cioccolata per tirarmi sul morale. No, ultimamente ho sempre bisogno di zuccheri e quindi tendo a mangiare spesso cose dolci, anche confezionate che fanno malissimo. Dovrei fare io, ma io non ho voglia, non ho assolutamente voglia a questo periodo. E niente, allora ho deciso che con quest'ultimo video chiudo, credo. Non so di sicuro, non so niente. Comunque, con quest'ultimo video che sto facendo adesso, chiudo la vigilia di Natale perché tanto io il cenone non lo farò, quindi non vi porto con me perché vado a lavorare e arriverò stanotte tardi, quindi verrò a casa a dormire. E domani mattina riprendo con i video e basta. Quindi vi saluto e ci vediamo domani per il giorno di Natale. Ciao!